Che fine ha fatto il robottino Philae atterrato sulla cometa 67P? Quali gli obiettivi delle future missioni di esplorazione dell'Agenzia Spaziale Europea? Come si vive sulla Stazione Spaziale Internazionale? È un lungo viaggio che ha come filo conduttore l'esplorazione del cosmo, quello raccontato nel corso dell'evento organizzato dalla rivista Focus in collaborazione con ASI, ESA e INAF qui a Palazzo Mazzarino a Palermo. A spasso nello spazio, dagli asteroidi al futuro, è l'evento numero zero di un tour che nel 2016 porterà il tema dell'esplorazione nello spazio in 10 piazze d'Italia. E secondo noi, secondo Focus, il tema dello spazio è il tema probabilmente più caldo, insieme a quello dell'ambiente. Faremo 10 tappe l'anno prossimo con l'Agenzia Spaziale Europea e con l'Agenzia Spaziale Italiana per portare la nostra visione dello spazio in giro per l'Italia. Dai tetti della città siciliana, da cui il 1 gennaio 1801 Giuseppe Piazzi scoprì il primo asteroide conosciuto, la Cerere Ferdinandea, fino ai pianeti extrasolari. I protagonisti dell'evento hanno accompagnato il pubblico sulla superficie del pianeta rosso con la missione ExoMars, raccontando le gesta di Rosetta e le sorti del suo esploratore cometario Philae. Dal 9 luglio scorso non abbiamo più contatti con la sonda Philae, ma adesso, a partire dal 27 novembre prossimo, avremo nuove opportunità di contatto, molto più probabili, dovute al fatto essenzialmente che la sonda Rosetta può nuovamente avvicinarsi alla superficie della cometa e quindi massimizzare le probabilità di contatto. Adesso siamo intorno ai 140 km di distanza che è destinata a diminuire nei prossimi giorni. E poi il viaggio dell'umanità nello spazio, con il racconto dell'esperienza del volo in orbita direttamente dalle labbra di Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a entrare nella Stazione Spaziale Internazionale nel 2001 con una missione shuttle. Dall'avvistamento di Cerere alla caccia del gemello della Terra, l'avventura della scoperta continua. L'osservatorio di Palermo ha iniziato la sua storia e la sua avventura scientifica con la scoperta del primo asteroide, quindi con lo studio degli oggetti del nostro sistema solare. Oggi l'osservatorio è una realtà molto moderna che studia, in cui si studiano le emissioni ad alte energie da parte di oggetti celesti. E infatti abbiamo anche un laboratorio dove si sviluppa strumentazione per raggi X e si continuano a studiare i sistemi planetari attraverso lo studio degli esopianeti e quindi dei pianeti attorno a stelle diverse dal nostro Sole.